cordiale saluto da Antonio Villani dalla redazione sportiva di Foggia TV. Come ogni giorno l'appuntamento è con Spazio Dilettanti News, il TG dei dilettanti. Parliamo di tutto quello che è il calcio del Nord Puglia, dal campionato di Serie D fino alle Giovanni, lì passando per tutti i campionati che vanno dall'eccellenza fino alla terza categoria. Ieri finalmente, dopo tanto tempo, è stato illustrato il girone H della Serie D, dove c'è il Cerignola. Ne parleremo approfonditamente già nelle prossime edizioni, un torneo a 20 squadre con il Cerignola che affronterà, oltre le 11 pugliesi, anche le 6 squadre campane e le 3 squadre lucane. Insomma, un girone H davvero durissimo per i gialloblu, che scenderanno poi tra l'altro in campo già mercoledì 22 settembre per la Coppa, per il secondo turno della Coppa Italia di categoria, contro la vincente in casa Monterisi dello scontro tra il Nola e il Bicelli. Ma ripeto, ne parleremo approfonditamente nelle prossime edizioni. Ormai mancano pochi giorni al campionato, alla partenza del campionato di eccellenza e di promozione, un campionato di eccellenza che vede, compreso anche il Trinitapoli, 7 formazioni della provincia di Foggia, mentre il torneo di promozione vede la presenza di 3 compagini foggiane. E, insomma, una prima giornata interessantissima, dove ci saranno già diversi derby e quindi di conseguenza diciamo le squadre si stanno allenando proprio in vista di questa prima giornata di campionato. Noi domenica scorsa vi abbiamo già proposto, magari rivediamo, le immagini di San Marco e Lamis con il nostro tecnico Martino, e eccole qua. Dicevamo l'anno scorso, domenica scorsa siamo stati a San Marco e Lamis, abbiamo visto la partita tra San Marco e San Severo. Qui vedete nelle immagini Michele Coco, e tra poco sentiremo proprio Michele Coco ai nostri microfoni, il capitano della formazione del San Marco, che pensate disputerà, per meglio dire, da domenica prossima la 10ª stagione con la maglia celeste granata del San Marco, che militerà in eccellenza e che domenica prossima giocherà sul difficile campo del Barletta. Bene, Michele Coco ha festeggiato i 10 anni con la maglia giallo granata, noi lo abbiamo sentito, sentiamo la soddisfazione di Michele Coco, nostro grande amico, e come ha vissuto questi 10 anni con la maglia celeste granata. Sentiamo Michele Coco. Allora, Michele Coco, si parte, finalmente parte San Marco, no? Siete stati 11 mesi fermi, che emozione hai ritornare in campo? L'hai fatto domenica scorsa in Coppa, lo farai domenica prossima a Barletta, che emozione è? Beh, dopo tanti mesi ritornare a calciare quel pallone che per me è molto importante, è un'emozione unica, perché ci è mancato tanto e più che altro vivere lo spogliatoio, vivere la squadra, vivere le emozioni che il calcio ti dà, e ci è mancata questa cosa. Senti, ti vedo anche un po' emozionato, perché so quanto tu ci tenga al calcio. Poi 10 anni con la maglia di questo San Marco, no? Sì, questa è la mia 10ª stagione con loro. Sono sanmarchese, quindi onorato di far parte di questa grande società. Senti, domenica si parte col Barletta, insomma, debutto forse peggiore sulla carta, però sulla carta non poteva esserci. Beh sì, però a noi fa piacere andarci a confrontare con una grande realtà come Barletta. Poi in trasferta sicuramente loro potranno dare qualcosa in più, però noi ci metteremo sempre del nostro meglio per fare bene, come in ogni partita d'altronde. Senti Michele, che campionato sarà secondo te, un pochino leggendo quello che sono gli organici delle squadre? Beh, a quanto pare il Barletta ha fatto una bella squadretta, però penso che il livello sia uguale per tutti. Poi c'è la squadra che magari ha qualcosa in più, però le altre non sono sicuramente da meno, quindi penso sarà un campionato molto combattuto. Senti, e diciamo, che ruolo secondo te disputerà questo San Marco in questo campionato, come hai detto tu, con squadre veramente ben organizzate? Beh, c'è voglia di fare, di dimostrare, ci sono tanti ragazzi che potrebbe essere un anno importante per loro, quindi se ci mettono tanta volontà insieme ai noi grandi, alla nostra esperienza, secondo me possiamo fare un bel campionato. Coco, quanti gol fa? Coco, quante ne fa di gol? Non lo so, ultimamente poco abituato, cambiando ruolo, però sarebbe bello segnare. Dai, lo farai. Ciao Michele, in bocca al lupo. Ciao, grazie a voi.
Oh, simpatico Michele Cocco, decimo anno con la maglia celeste granata del San Marco, che ricordiamo il San Marco domenica prossima sarà impegnato sul difficile campo del Barletta, Barletta che parte con i favori del pronostico. Chi sta preparando anche la trasferta di domenica prossima in casa del Corato e il Real City. Tra poco sentiremo l'intervista che abbiamo fatto a Roberto Maffucci, che ci parla della stagione. Questo Real City che arriva dalla sonora sconfitta per 4-1 in Coppa domenica scorsa in casa al Trinitapoli, si sta lavorando in casa del Real City per cercare di fare bene a Corato, anche se il Corato e i neroverdi di Massimo Olivieri sono una squadra che è un bel organico, secondo me una delle favorite insieme al Barletta. Il Real City cercherà di vendercare la pelle e in questi giorni mister Lopolito sta davvero lavorando sulla mente dei ragazzi dopo la scoppola di domenica scorsa a Trinitapoli. Noi andiamo a sentire Roberto Maffucci che ci parla di questa settimana del Real City e soprattutto della gara di domenica prossima contro il Corato. Roberto Maffucci. Allora, Roberto Maffucci, navigato in questa categoria sia da tecnico che sia da calciatore, insomma, che campionato di eccellenza sarà, Roberto? Beh, sarà un bel campionato, abbiamo visto che tutte le squadre si sono rafforzate, hanno preso buoni giocatori, poi ci sono sempre quelle squadre top come Barletta, Manfredonia, Corato, Trinitapoli che secondo me le vedo un gradino sopra le altre, però sarà un bel campionato. Senti, possiamo dire, anche se un po' sono tutte quante uguali, però l'avvio vostro è un avvio un po' in salita, sai, Corato, poi Vieste, Trinitapoli, Ortanova, insomma un bel poker di partite difficili. Sì, si dice sempre che prima o poi tutte le dobbiamo incontrare, però se potevamo incontrarle più là sarebbe stata forse la scelta migliore. Però no, fa piacere affrontarle subito, anche perché abbiamo voglia di dimostrare anche noi. Sicuramente non staremo a guardare e non avremo paura di nessuno. Senti, sarà una bella stagione perché finalmente ci saranno 26 giornate e non 7-8. Speriamo che Covid permettendo che possiamo fare le 26 partite e goderci finalmente questo campionato che l'anno scorso, causa Covid, non ce lo siamo potuti godere. Senti, alcuni nuovi innesti ho visto nel precampionato, insomma ragazzi preparati bene, adesso aspetta il campo vedere il risultato. Sì, secondo noi abbiamo formato un ottimo gruppo prima di tutto, dei buoni ragazzi. E stanno dimostrando in allenamento di essere all'altezza della situazione. Certo, poi sarà sempre la partita della domenica a dimostrare se sono all'altezza o no, però abbiamo fiducia nei ragazzi, vediamo che si sta formando una buona famiglia e per noi è la cosa primaria. Poi sarà il campo a parlare, quindi speriamo bene già da domenica di fare la nostra buona figura. Allora, domenica prossima Corato, poi in casa col Vieste, poi Trinitapoli o Portanova, quanti punti fai Real City? Per scaramanzia non lo voglio dire, però cercheremo di fare il meglio che si può in queste partite. E certo, sono ottime avversarie, però ripeto, anche noi diremo la nostra in questo campionato. In bocca al lupo Roberto. Grazie, crepi il lupo Antonio. Chi sta preparando un'altra trasferta è il San Severo che sarà sul campo dell'Ortanova, il primo derby di capitanata di domenica prossima, un San Severo con il morale a mille, visto che domenica scorsa in Coppa ha vinto proprio sul campo del San Marco. Noi abbiamo sentito il team manager della squadra giallo-granata, Simone Saracino, e come si sta preparando il San Severo per questa trasferta su un campo difficile, si giocherà a San Ferdinando di Puglia contro l'Ortanova. Sentiamo Simone Saracino. Facce nuove in questo San Severo, Simone Saracino, team manager della squadra giallo-granata. Insomma, Simone, miglior debutto con il San Marco non poteva esserci e domenica prossima a San Ferdinando di Puglia con l'Ortanova il primo vero test. Il primo vero test, sì, e lì dovremmo cercare di non commettere gli errori che abbiamo fatto oggi, soprattutto nel primo tempo. Però i ragazzi hanno risposto molto bene, al secondo tempo si sono rifatti, hanno creato molte più occasioni, sono stati molto più incisivi, ecco. Sì, un San Severo che ha soddisfatto veramente nella ripresa, ha disputato una grande partita, probabilmente risente dell'affaticamento della preparazione. Tante belle realtà, tra cui anche l'attaccante Garcia che ci ha impressionato.
Lucas ha un bel potenziale, ha una bella struttura fisica che gli permette di svolgere al meglio il suo ruolo, quindi è sicuramente una pedina importante per questo Sansevero. Senti, però facciamo anche i complimenti a De Vivo e Consolazzo, amici miei, se no chi li sente? sono di certo le colonne portanti del Sansevero Calcio, quindi sono due ottimi giocatori, due grandi veterani, quindi devono continuare a farlo affinché la squadra possa raggiungere i risultati sperati, insomma. Senti, un Sansevero che ha l'impressione, noi tocchiamo ferro, però insomma è un po' posizionato bene in tutti i reparti, il pacchetto difensivo è piaciuto, soprattutto nella ripresa, centrocampo, insomma, questo Sansevero, Simone, dove può arrivare? Questa è una previsione un po'... sono un po' scaramantico, non voglio spingermi oltre, però secondo me possiamo arrivare a delle buone posizioni. Senti, che effetto fa anche per te aver ritrovato i tifosi, l'eccitamento, il ringraziamento a fine partita dei giocatori? Insomma, è tutt'altra cosa sì, rispetto... No, sicuramente riviviamo un po' la felicità dei vecchi tempi, come sappiamo tutti il Covid ci ha tenuti molto chiusi, quindi è un modo per restare di nuovo all'aria aperta, gioire di questi momenti, è una bella cosa, ci permette di restare di nuovo uniti e rivivere i momenti di gioia sicuramente. Bocca al lupo, buon campionato! Crepi il lupo! Perfetto, seguiremo anche il campionato di eccellenza molisana dove è impegnato il Pietra Montecorvino che giocherà in trasferta con il San Giorgio, ma seguiremo anche il campionato di promozione molisana con il Torre Maggiore. Poi man mano che partiranno gli altri campionati seguiremo anche la prima categoria dove ci sono diverse squadre della provincia di Foggia, Volturino, Casalidauni per fare alcuni nomi, Biccari, insomma seguiremo anche questi, insomma, seguiremo tutte le squadre di capitanate che sono impegnati nei campionati pugliesi, molisani e anche campani, perché ci sono ancora anche tante altre squadre che militano in quel campionato. Promozione, soltanto per dirvi che domenica prossima parte il campionato, ci sarà subito derby tra Sporting, poi tra l'altro lo leggete nel sottopancia, e quindi tra Sporting e Apricena e Foggia Incedi, insomma sarà anche qui una giornata molto molto interessante, c'è il debutto ufficiale anche del San Ferdinando di Puglia. Scendiamo di categoria, andiamo in prima categoria, abbiamo delle immagini della Gioventù Calcio Sansevero che sta aspettando il possibile ripescaggio, ecco le immagini della Gioventù Calcio Sansevero che sta aspettando il possibile ripescaggio nel campionato di prima categoria. Sono partite tutte le squadre foggiane e non solo foggiane del torneo di prima categoria, si stanno già allenando ormai da qualche settimana, lo sta facendo il Real San Giovanni Rotondo, lo sta facendo anche la Nuova Daunia di Foggia con i mister L'Annunziata e Pellegrino, lo sta facendo anche il Cagnano Varano, i biancorossi che potrebbero annunciare nelle prossime ore il centrocampista Nunnari con Matteo Zito alla guida della compagine cagnanese, e insomma tutte le squadre, c'è il Troia che ha fatto rivoluzione, c'è Alfredo Bertozzi e ci sono nomi importanti nel Troia, tra cui anche quello di Maurizio Piscopo, per farne uno su tutti. Allora, noi in casa della Gioventù Sansevero abbiamo ascoltato probabilmente il più simpatico della truppa ed è Giuseppe D'Agostino, l'attaccante Giuseppe D'Agostino, insomma, che potrebbe debuttare in prima categoria con la Gioventù Calcio Sansevero, lui spera di fare tanti gol e soprattutto di farne uno in modo particolare agli amici del Peschici con cui è molto legato, proprio per prendere in giro i Granata del Gargano e soprattutto in particolare Vincenzo Borgia, il capitano nonché il team manager della formazione del Peschici. Sentiamo Giuseppe D'Agostino, un'intervista molto molto simpatica, eccola. Allora, Giuseppe D'Agostino, bomber in tutte le categorie, quest'anno lo facciamo anche il bomber in prima categoria, sì. Speriamo, no? Diciamo che quest'anno sarà, dobbiamo sperare che facciamo la prima categoria, se facciamo la prima categoria incontriamo di nuovo il Peschici, che purtroppo io ho tanti ricordi con Borgia, il capitano, siamo amici, però diciamo che quest'anno siamo una squadra ancora più giovane. Certo, senti, Giuseppe, la prima categoria sarebbe un bel palcoscenico anche per tanti giovani che sì, stanno... Sì, e purtroppo a Sansevero il calcio è sempre un po' mancato, no?
per fortuna che abbiamo i stanziatori in eccellenza e poi siamo noi come la seconda squadra più grande. Che date spazio ai ragazzi che non possono giocare in eccellenza. Perfetto. Sei un campionato che sarebbe affascinante anche per te, perché ti misureresti con i difensori importanti. Sì, lo so. Poi segni? Ho 38 anni e quello è il mio... No dai, che segni? Tu segni sempre. Io segno in tutto e di più. Purtroppo a me piace sempre segnare... E divertirmi prima di tutto e poi spero che quest'anno farò di nuovo gol al Peschici. Senti, quando stai tu nello spogliatoio è un divertimento assicurato. Sì, siamo come una famiglia. Io quando vengo al campo non vedo l'ora di tornare al campo, perché è troppo bello stare in gruppo con i giovani, più giovani di me, quindi diciamo anch'io divento giovane. Certo. Giuseppe, ti vogliamo bene, in bocca al lupo. Grazie. Speriamo che arrivi questa prima categoria e vediamo ancora Giuseppe D'Agostino Goleador. Ho promesso anche alla società, io fino ai 45 anni darò sempre il massimo. Giocherò per questa maglia, perché purtroppo io sono di San Severo e amo la gioventù calcio San Severo. Ciao Giuseppe. Grazie, ciao Michele, ciao. Perfetto, abbiamo sentito anche Giuseppe D'Agostino del San Severo. Settore giovanile, anche in questo caso sono tutte partite le compagini di capitanata, avremo un bel campionato juniores, lo state leggendo nel sottopancia, con tante squadre, campionato che seguiremo da vicino e seguiremo anche con una partita che trasmetteremo tra il sabato e la domenica sera, seguiremo anche da vicino il campionato allievi con 32 compagini della provincia di Foggia, quindi anche in questo caso sforzo di Foggia TV, trasmetteremo una bella partita degli allievi, come faremo anche con i giovanissimi. Ci sono addirittura 37 squadre iscritte nel torneo delle giovanili, della categoria giovanissima. Insomma, Foggia TV, canale 99, sta facendo un grande sforzo per il calcio dilettantistico già a partire da questo TG quotidiano, e quindi di conseguenza noi cercheremo di offrirvi in questa stagione, insomma, tantissime immagini, tante interviste, insomma, il calcio dilettantistico su Foggia TV, ricordate, con i vari telegiornali, ma dal prossimo mercoledì inizierà anche lo spazio di approfondimento con Spazio Dilettanti del mercoledì sera. Quest'anno, rispetto alla stagione del Covid, avremo un parterre importante in ogni puntata con 6 ospiti tra allenatori, giocatori e dirigenti. Insomma, Foggia TV, sintonizzatevi, canale 99, ditelo anche agli amici amanti di questo mondo, su questa emittente, su questi canali, davvero vedrete tanto calcio dilettantistico. Io per il momento vi ringrazio, vi do appuntamento a domani alla stessa ora con Spazio Dilettanti News, il TG dei dilettanti. Grazie a tutti.